Buonasera, buonasera a tutti, bella gente! E benvenuti alla quarta edizione di Fashion Ancona Collezioni. Un applauso a questo meraviglioso pubblico e questa straordinaria location affascinante, misteriosa e magica sul mare. Allora vorrei ancora un ennesimo applauso a coloro che hanno voluto la manifestazione, ovvero Confesercenti e al lavoro dell'agenzia che ha organizzato Art and Work. Applauso per loro, ripreso dalle televisioni. Fate un bel sorriso. Fa un po' caldo? No, fa freddo. Allora potete riscaldarvi ancora di più con un grandissimo applauso, perché vorrei che le telecamere vi riprendessero, perché questa è una trasmissione anche televisiva, ripresa appunto dalle televisioni e dalle trasmissioni di TV Moda, e quindi vorrei un sorriso, tanti tanti sorrisi, fate finta che ci sia tanto calore, accendiamo le luci, vediamo i vostri sorrisi. Siete tanti e belli. Allora devo dire che possiamo incominciare con questa quarta edizione della manifestazione tanto attesa, che si rivolge alla moda e allo spettacolo. Una manifestazione voluta proprio per, anche se il periodo diciamo non proprio facile, vuole sostenere però appunto tutte le aziende della moda, il settore di questo scompartimento straordinario che è il Made in Italy, e quindi assolutamente una appuntamento imperdibile, importantissimo per quello che sono i nostri valori e la nostra eccellenza. Tantissime saranno le sfilate su questa passerella. Vediamo questa location che è quasi in bianco, rosso e verde, proprio a omaggiare la Confesercenti Marche, a omaggiare il nostro fortissimo Made in Italy. La scelta appunto di promuovere le imprese attraverso le migliori boutique di Ancona è proprio l'obiettivo di Confesercenti, al quale noi rivolgiamo un altro ringraziamento, senza però non citare appunto anche tutti i partner istituzionali, con il Comune di Ancona, la Regione Marche, la Camera di Commercio di Ancona e ovviamente anche i vigili urbani di Ancona e la Conerobus per la paziente disponibilità dimostrata, permettendo le operazioni di allestimento, bloccando la circolazione del traffico. Mi permettete ancora dei ringraziamenti doverosi, perché queste manifestazioni non possono continuare in tutti questi anni, per così tanti anni, se non ci sono degli sponsor che credono in queste manifestazioni, che sostengono e che promuovono. In testa ci sono assolutamente nomi come API, Raffineria di Ancona, la ringrazierei con un applauso, perché so che hanno sostenuto con grande energia, con il dottor Roy Gianni, proprio presente questa sera qui. Ringraziamo anche per il Made in Italy straordinario, ma anche insomma diciamo per la capacità di relazionarsi con la clientela, un brand internazionale, Ford con le concessionarie Eusebi di Ancona e Pesaro, e Mengoni di Osimo. Li ringraziamo per il sostegno e per la capacità insomma di essere così attraenti in questo mercato dell'automobile, che insomma in questi anni ha sofferto un po', però c'è una grande ripresa e quindi ci fa ancora più piacere. Ancora la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Wedding Planner, che sono assolutamente imperdibili per il matrimonio perfetto, che da anni proprio cura il nostro parterre con le hostess e gli strumenti. Guarda, a questo punto un applauso anche per loro, carinissimi. Le aziende che sostengono ancora la manifestazione sono famosissimi, imperdibili, famosi in tutto il mondo. Lori Blue per quanto riguarda le scarpe e gli occhiali di un design straordinario dell'ottica Manna. Mettiamoci anche la rima, se la vista ti si appanna andiamo tutti dall'ottica Manna, perfetto. Un altro grazie lo vorrei fare per il make-up e le acconciature curate dalle mani straordinarie dell'equipe di Amoa. A questo punto voltiamo pagina, un applauso per voi, un applauso per chi sta per sfilare.
Iniziamo con i bambini, abbiamo sempre iniziato in questi anni con i bambini, sono il nostro futuro e diciamo che sono sempre anche di più il mercato di riferimento. Oggi i bambini sono ultra fashionisti, sono assolutamente eccepibili, ineccepibili nel loro look in perfetto stile o sportswear o urbano o insomma bon ton. Anche loro vogliono apparire e vogliono sentirsi soprattutto bene e comodi, senza dimenticare che per loro è maggiore ancora la ricerca della qualità. Allora abbiamo l'abbigliamento da bambini da 0 a 16 anni che si trova a Osimo, questa sera vedrà per voi in anteprima tutte le collezioni dell'autunno-inverno, elaborate griff di moda come Liu Jo, Twinset, Mona Lisa, Gaella, Burberry, Tom Hilfiger, Diesel, Kiwi, insomma tantissimi brand come avete potuto immaginare. Sul palcoscenico i nostri piccolini sono i birichini. Well, Bohemoth calls on his own, while the Hummer wobbles alone. They both go out to play on that cold and rainy day. And Bohemoth sings us his song, while the Hummer wanders along. But in the glory of this spring, you can hear the Hummer sing. Davvero molto cool, ma di birichino non ho niente perché sono tutti bravissimi, sono seri, compiti, proprio educati, non hanno fatto un lamento, pazienti, sono veramente bravissimi. Allora, dal più piccolo al più grande, io volevo insomma magari parlare con tutti quanti loro, forse non ci abbiamo tanto tempo, però ho qualche nome. Allora, tu come ti chiami? Aurora. Vedete, subito precisi, brava Aurora. E tu come ti chiami? Giulia. Giulia, vediamo, scusa un attimo se lui riesco a farlo piangere. Scusa, come ti chiami? Nicola. Avete visto? Niente, non piange. Cioè un tempo gli toglievi il ciuccio, adesso non piangono. E allora ringraziamo ancora gli straordinari modelli e modelle per soltanto per un'oretta. E poi dopo, da domani, si mette a studiare, giusto? Tutti a studiare. Forza allora! Ciao!
Grazie, grazie, grazie. Allora, grazie a Birichini. E noi adesso andiamo avanti e ci catapultiamo in un periodo storico che ci ha fatto ricordare e vivere dei momenti meravigliosi per chi li ha vissuti, ma anche chi non li ha vissuti. Oggi la moda si riferisce moltissimo agli anni 70. Gli anni 70 sono gli anni dello spirito libero, del colore, dei volumi esagerati, delle pellicce ipercolorate, cioè comunque della capacità di risaltare il proprio carattere. E questo è un po' lo scopo anche della moda. E la moda di questo prossimo brand, si chiama Paprika, è proprio quello di evidenziare il carattere di ogni donna. Quindi l'avete capito, il mood della prossima stagione sono sicuramente queste pellicce eco pellicce, quindi assolutamente fake, quindi assolutamente finte, naturali, senza ammazzare nessuno, e quindi assolutamente da portare con cappe anche avvolgenti, jeans assolutamente urbani. E questo è un po' il look della prossima stagione fredda. Attenzione, aprite gli occhi, sulla passerella abbiamo Paprika. You are caught in ice age 3. You're caught in a trap. You got no turning back. You don't got no utopia. Are built, constructed, and renovate them, goddammit. Stop knocking down my neighborhood. This is my utopia. I'm adding to it. You don't delete it. This is my utopia. This is our utopia. This is our utopia. Utopia. Are built, constructed, and renovate them, goddammit. Stop knocking my neighborhood. This is my utopia. I'm adding to it. You don't delete it. This is my utopia. This is our utopia. Straordinarie, bellissime di Lori Blue, e anche
l'ottica assolutamente precisa nel proporvi tutto quello che sono le anticipazioni moda dell'ottica Manna. Dicevamo appunto dell'occhialeria, oggi è diventato forse uno degli accessori più importanti per quanto riguarda il volto di una persona, insieme al make-up e i capelli sono diventati imperdibili, anche perché ci teniamo sempre di più, non soltanto d'estate ma anche d'inverno, avere degli occhiali che insomma facciano un po' la cornice del nostro volto. Oggi le tendenze moda sono estremamente cambiate, ovvio, un po' per incoraggiare, diciamo la verità, i consumi, però è anche vero che la modernità di un occhiale oggi viene data appunto con delle tendenze che sono assolutamente precise. Gli ottici segnalano che è ritornata la square, cioè l'occhiale quadrato per assurdo, oppure l'occhiale rotondo però tagliato da linee geometriche. Questo perché? Perché ritornano gli anni 70 e quindi tutto quello che abbiamo detto prima sulla collezione precedente degli anni 70 viene poi declinato anche sull'occhialeria. Come vedete è un occhiale assolutamente semplice, però sempre molto grintoso. Li vedremo poi ancora durante il corso di questa sfilata, e possiamo dire che Optic Manna è importante non solo a offrirvi tutti i brand più importanti del Made in Italy storico, ma anche vi propone il suo nuovo brand nato proprio nel 2015, in particolare Eye Italy, disegnato, prodotto e distribuito proprio dall'Optic Manna. Io chiederei un applauso per il bello e ben fatto italiano anche a Optic Manna, che ha sottolineato lo stile con tantissimo eleganza. Noi andiamo avanti con una voce, come dicevo prima, elegante ma potente, sofisticata e graffiante. L'abbiamo ammirata in un famosissimo reality, quindi The Voice of Italy, lo conoscete bene, e lei è graziosa, bellissima e talentuosa. Con i facchinetti in lista, lei è Luce! When I saw your face, you told me how proud you were, but I walked away. If only I knew, but I know today. So just wanna hide, cause I tell me it's been so hard to say goodbye when it comes to this. Wanna tell me I was wrong? Wanna tell me I understand? And how you're looking down upon me? And how you're proud of who I am? Change to look into your eyes.
Bravissima Luce, dammi la possibilità di raggiungerti e poi parliamo dopo, perché so che sei emozionata alla prima esibizione, però un altro applauso a questa straordinaria interprete, io sono sicura che farai grandi cose. Vai a prepararti per il secondo pezzo, che ti rivediamo. Allora, bellissima, bellissima voce. Adesso ripassiamo, proprio entriamo nel mood autunnale, quello proprio dell'autunno-inverno, quello che quando fa freddo abbiamo voglia di coprirci e di trovare quel tessuto, quella forma che ci fa sentire veramente che come se fossimo in casa. E questo è un po' la ricerca di questa Griff, che è sempre molto precisa nel trovare le cose giuste, fatte bene. Si chiama Fraber, che si trova questo store, si trova in San Biagio di Osimo. Da sempre si occupa della ricerca delle pellicce, della ricerca dei materiali giusti, ma con quest'ultimo periodo il focus è stato quello di realizzare anche una collezione totale di abbigliamento, quindi con maglierie, pantaloni, gonne, abiti per uomo e per donna. E così, insomma, per le donne più esigenti, quelle che amano fare la differenza, questa è la scelta giusta. Questa sera assolutamente Fraber vi aspetta, se lo ricordiamo, nel negozio di San Biagio di Osimo, e vi augura buon divertimento. Signori e signori, Fraber, abbigliamento.
foto. Bellissimi gli occhiali, bellissime le cappe, preziosissimi, ma assolutamente molto portabili anche. Questo è un po' la tradizione italiana, quello di fare le cose raffinati, eleganti, però anche da usare nel quotidiano. Io devo fare un ringraziamento, permettetemi, perché questa sera le acconciature erano davvero straordinarie con il gruppo di parrucchieri Amoa. Amoa è una parola magica, che è già bella ascoltarla e pronunciarla. Significa, è un massaggio che arriva dall'Oriente. Sapete come l'Oriente ci ha stimolato, e questo gruppo, questo staff quasi ventennale, questa unione di quasi una ventina di persone che lavorano nel campo dell'estetica e della parruccheria, insomma, stanno facendo delle grandi cose. Diciamo che oggi la filosofia è proprio quella di mettersi insieme e creare uno staff, creare un gruppo dove fare un po' tutto, quindi per l'uomo, per la donna, estetica e capelli, insomma, si riesca a fare il meglio. Oggi c'è una moda che vi voglio sottolineare, che loro appunto hanno catturato un po' in giro per il mondo. Per l'uomo è il rito della barba, che è una cosa magica per noi donne, è un po' anche inconcepibile, però c'è questo ritorno alla ritualità, quindi questo modo di fare la barba con il barbershop, quindi una emozione da provare e da non perdere. Per quanto riguarda le donne, io che sono una paladina della crescita al naturale, quindi senza chirurgia estetica, esiste un sistema per riuscire a mantenere, oltre ovviamente una dieta e una sana alimentazione, uno sano tipo di vita, con la radiofrequenza. La radiofrequenza aiuta moltissimo a stimolare appunto le cellule, quindi mantenersi sempre belle. Quindi ecco, questi sono i consigli di questo gruppo Amo, al quale chiedo veramente un ringraziamento e un applauso di buon futuro e di buone cose. Allora, credo che le modelle non sono ancora pronte. Prima di presentarvi tutta una collezione dedicata alla mia moda e alla mia mania preferita, ovvero alle borse, avevo pensato di fare una canzone insieme. Voi siete pronti per riscaldarci? Che dite? Siete pronti? Sulle mani? Facciamo questa canzone insieme? Facciamo Everybody Needs Somebody. Ognuno di noi ha bisogno di qualcun altro nella vita. Io ho bisogno di voi. Fatevi sentire. Yeah. Oddio, non so dove mettere il cartellino. Va bene. Sulle mani. Yeah.
pubblico, nonostante il freschino, però si sta bene, no? Siete pronti per un'altra tranche di sfilate di moda? Vi rifate il look, almeno nei sogni, insomma, sognare non costa niente, guardare nemmeno, e poi, insomma, speriamo che qualche abito riusciamo a cambiarlo nel nostro guardaroba quest'anno, speriamo di portarvi bene. Diciamo subito che se non potete prendervi un abito, potete sempre comprarvi una borsetta, che per noi donne è già un portarsi avanti. Allora, io credo, sono nata con la sindrome di Mary Poppins, voi ve lo ricordate quel famoso film? Ecco, io sono così, vivo in una casa che è la mia borsa. La mia borsa è la mia casa. In realtà non è che la mia borsa è la mia casa, io vivo dentro la mia borsa perché è talmente grande che veramente potrebbe essere una casa. La casa è importantissima, ovviamente con questo brand appunto che si chiama Bags, sul quale ha costruito appunto un percorso di successo e anche di attenzione a quello che è il look. Bag di Marina Mariani è lo specialista di pelletterie, borse e accessori di classe di alta qualità qui ad Ancona, nel nuovo negozio che occupa tre vetrine nel raffinato palazzo di Iona di Corso Mazzini 3. L'attività di Marina nella pelletteria inizia tanti anni fa, insomma parecchi anni fa, e muove i suoi primi passi, fa tante esperienze e soprattutto cerca di catturare quelle che sono le tendenze più all'avanguardia. Quindi la comprensione è quella che da una borsa bisogna andare a completare il look, soprattutto per questo autunno-inverno, con delle sciarpe imperdibili, mi raccomando, la sciarpa fa assolutamente cool, cappelli, guanti, bijou, è ritornato il guanto, perché sono ritornati gli anni 70, comunque anche gli anni 60, il guanto è imperdibile e creando veramente un'offerta gradevole e interessante. Moltissimi sono i brand, da Armani Jeans a Piero Guidi, Gherardini, Coccinelli, Furla, Dax, ogni brand ha il suo punto di riferimento, quindi per chi gradisce un look più giovane, per chi soddisfa invece dei gusti più classici, senza perdere l'eleganza, quella senza tempo. Signori e signori, in passerella abbiamo accessori Bags.
Ma anche tutto quello che la donna e gli uomini oggi contemporanei hanno bisogno per la loro quotidianità. Permettetemi ancora di ringraziare tante persone, ma prima di tutto volevo introdurvi degli ospiti particolari, ovvero degli ospiti istituzionali. Il vostro vice sindaco del comune di Ancona, il dottor Pierpaolo Sediari, nonché assessore dell'urbanistica e al commercio. Grazie di essere con noi. Chiamiamo anche con un applauso il direttore della Confesercenti delle Marche, dottor Roberto Borgiani, e il presidente regionale di Confesercenti, Giancarlo Gioacchini. Grazie, grazie di essere con noi, ma soprattutto grazie di questa sinergia, del fatto di mettervi insieme istituzioni e anche associazioni a sostenere questo commercio. Lei è l'assessore al commercio e oltre come vice sindaco. Qual è la strategia importante oggi e vincente per poter sostenere anche gli esercenti e il commercio? Ma innanzitutto buonasera a tutti, un ringraziamento perché in questa spettacolare cornice vedere tanta gente è di per sé confortante. E ricordava bene lei il fatto che in questo momento difficile noi come amministrazione comunale abbiamo instaurato un metodo di lavoro con le associazioni del commercio e dell'artigianato che speriamo dovrà dare dei frutti interessanti e credo che i primi sintomi ci siano. E qualche cosa si sta muovendo, non è facile, veramente, non è che chiudiamo gli occhi e abbiamo la bacchetta magica, non è facile. Però facciamo degli incontri molto frequenti per poter aiutare questa categoria in questo particolare momento, che ormai è un momento che dura da parecchio tempo, e tutto quello che possiamo mettere in campo lo stiamo facendo. Noi possiamo supportarli logisticamente, come abbiamo fatto per questa iniziativa e come faremo per altre iniziative, ce ne sono parecchie, e credo che sia questo lo stimolo migliore per la categoria per poter perlomeno avere quel piccolo aiuto che possa cominciare a far intravedere dei segnali positivi dopo questo, ripeto, difficilissimo momento. Quindi stiamo lavorando, poi lo potranno dire loro, stiamo lavorando assiduamente e credo che alcuni risultati cominciamo a vederli. Speriamo davvero, ce lo meritiamo dal punto di vista appunto delle imprese sicuramente. Lascerei la parola anche al presidente Giancarlo Gioacchini. A questo punto questa sinergia può funzionare? Qual è la strada da percorrere per riuscire a uscire da questo tunnel così anche un po' più velocemente, diciamo? Io direi che dopo anni di difficoltà con questa amministrazione abbiamo instaurato un buon rapporto di collaborazione e molti risultati si vedono con delle operazioni, per esempio hanno permesso di aprire di nuovo il Metropolita tra poco, cioè perlomeno le tratte impalcature, hanno riconsegnato il porto una parte, al porto alla città, a tutti i cittadini, insomma ci sono dei segnali positivi. Effettivamente il momento non è dei migliori, però se tutti insieme riusciamo a collaborare e con la buona volontà mirare tutti dalla stessa parte, i risultati li avremo. Bene, allora lasciamo subito il microfono al presidente della Confesercenti, al direttore, esatto, dottor Roberto Borgiani. Allora, direttore,
al di là delle parole, al di là delle istituzioni, dei momenti importanti, politici, che cosa serve in realtà, nella realtà quotidianamente per queste belle persone, per chi fa un lavoro che si occupa di moda, ma che si occupa di avere a che fare con la gente, per aiutarli insomma nella loro attività? Che cosa ci sarebbe bisogno? Ovviamente anch'io mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti di tutte le persone, di tutti i soggetti che ci hanno aiutato a fare questo evento. Per non sfuggire dalla domanda, serve coraggio, serve investimento, serve pazienza, avere in qualche modo voglia di intercettare questi dati positivi che sono questi degli ultimi giorni. Questo paese che ha affrontato periodi molto difficili, e però no, abbiamo i dati di Istat di ieri l'altro e dell'altro giorno, del giorno prima, sull'aumento del PIL, sull'aumento dell'occupazione. Serve coraggio per intercettare la possibile, auspicabile aumento dei consumi interni, la ripresa in particolare dei nostri settori nel commercio e nel turismo. Noi come Confesercenti cerchiamo di fare la nostra parte, siamo stati impegnati tutta questa stagione, stasera siamo qui in Ancona, sabato saremo a Iesi, il fine settimana prossimo appunto a Fano con un altro importante evento. Cerchiamo di metterci la nostra, ovviamente con l'aiuto fondamentale di enti come la Regione, la Camera di Commercio, i Comuni, qui siamo in Ancona, il Vice Sindaco e il Sindaco sono, insomma, ci sono molto vicini da questo punto di vista. Ecco, diciamo che vediamo delle cose bellissime, cioè noi siamo conosciuti in tutto il mondo, la percezione è quando io vado all'estero dicono subito, ah, si vede che sei italiana, si vede, e questa è una percezione dell'eccellenza che soltanto noi abbiamo. Allora, come invece nel nostro paese questa eccellenza non riusciamo a tirarla fuori, sostenerla, perché noi vediamo stasera delle cose bellissime, ma quanto di noi possiamo permetterci poi di andare nel negozio a prendere? Ecco, allora questo dovrebbe essere un po' una serata che come dire, sostiene questa voglia di spingere il cuore in questa azione, quella di sostenere sempre il Made in Italy, no? Ecco, sindaco, vice sindaco, che cosa si può fare maggiormente? Guardi, una caratteristica, una particolarità di noi italiani è saper mettere mano attraverso creatività e destro a dei prodotti veramente di eccellenza. E questo sta a significare che, come diceva il direttore della Confesercenti, serve coraggio. Coraggio significa forse uscire tante volte da quel circolo chiuso che ci racchiudiamo, dove noi stessi ci racchiudiamo, cioè dobbiamo un pochettino finirla di piangerci addosso e avere il coraggio di uscire e mettere mano a tutta quella creatività, a tutta quella intelligenza che noi abbiamo per poter fare le cose. Io credo che se noi cominciamo a credere più in noi stessi, allora le cose miglioreranno. Bellissimo slogan, direttore, condivide? Sono assolutamente d'accordo. Lo sforzo è proprio quello, no? Cercare di incentivare anche il nostro sistema interno. Siamo forti, ci sono segnali di ripresa anche dalle Marche dal punto di vista della esportazione, quindi dalla possibilità che abbiamo di vendere i nostri prodotti anche bene all'estero. Bisogna che si riprenda anche la domanda interna, si riprenda del coraggio, si riprenda la positività che serve per per dare al nostro sistema economico, anche alla nostra rete commerciale che è bellissima. Abbiamo dimostrazioni della validità anche stasera di quanto sia importante la nostra rete commerciale, quella tradizionale, quella diffusa. Bisogna crederci, bisogna avere fiducia. E bisogna comprare marchigiano, sì, assolutamente. Fare un appello appunto, sì, a tutti i presenti e anche chi non è presente, che non devono spendere soldi per la benzina, il loro tempo a fare gli acquisti lontano di Ancona, perché noi abbiamo qua tutte le eccellenze, basta andarla a guardare, è una delle città più attrezzate, quindi anche con il loro contributo potremo lanciare questa città, questa bellissima Ancona. Bello. Io volevo ringraziare innanzitutto tutti i lavoratori che hanno permesso di realizzarsi di questa iniziativa veramente fantastica, in questa cornice veramente spettacolare. Molte volte
non li apprezziamo abbastanza. Qui ad Ancona adesso abbiamo una serie di eventi e credetemi, vigili urbani, magazzinieri, operai, stanno facendo l'impossibile per garantire queste iniziative. Un'ultima cosa, i lavoratori sono anche coloro che stanno dietro le quinte e i fotografi che stanno sempre qua a fotografare. Abbiamo noi dei fotografi storici. Permettetemi, io ero in ferie e ho letto su Facebook che è venuto a mancare un nostro fotografo storico. Ecco, un applauso perché se lo merita. Grazie. Bello. Bene, ringraziamo allora l'assessore all'urbanistica e al commercio, vice sindaco del comune di Ancona, dottor Pierpaolo Sediari, grazie di cuore, grazie al direttore Confesercenti delle Marche, dottor Roberto Borgiani, e il presidente regionale di Confesercenti, Giancarlo Gioacchini. Grazie ancora, che le istituzioni siano con noi, ovviamente, grazie a voi che ci aiutino insomma a traghettare questa meraviglia, queste eccellenze nei nostri sogni. Un altro ringraziamento lo vorrei, giusto per rafforzare lo slogan Comperate Marchigiano. Beh, sono le calzature più belle del mondo a questo punto, le calzature Lori Blu che sfilano su questa passerella con tutte le modelle e modelli di questa sfilata. Lori Blu è azienda proprio marchigiana che, pensate, è rappresentata in tutto il mondo. Ci sono negozi che appunto con le loro vetrine da Dubai e in America, e questo è veramente il vostro orgoglio, l'orgoglio marchigiano di vedere indossare da grandi star, da grandi celebrities, abiti e soprattutto creazioni di scarpe come quelle di Lori Blu. Grazie a Lori Blu e andiamo avanti. Torniamo a parlare di tendenza, torniamo a parlare di moda, di tutto quello che è glam e so cool con Avery Kay, la moda trendy nel cuore della tua città, esattamente Ancona, in Corso Garibaldi, angolo Piazza Cavour. Avery Kay per la donna glamour dalla mattina all'happy hour. Avery Kay nel cuore della tua città, nel cuore delle donne. Signore e signori, Avery Kay!
ricercata e urbana, contemporanea, straordinaria, la donna Abby Kay. Un applauso ancora. Adesso volevo ricordarvi un appuntamento imperdibile, ricordiamo le date esatte che sono venerdì 25, 26 e 27 settembre. L'intero percorso pedonale di Viale della Vittoria ospiterà il più grande evento marchigiano di cibo da strada in abbinamento alla degustazione del mitico Rosso Conero. Stiamo parlando della manifestazione Street Food. Un applauso per loro, quanti di voi ci vanno? Ci andranno sulle mani? Non si può perdere una manifestazione così, questi assaggi golosi, meravigliosi. Allora, adesso è arrivato il momento ancora musicale, molto carino e molto importante, con questa nostra ospite che arriva direttamente dal talent più famoso per chi si rivolge alla musica. Lei l'ho sentita già cantare questa canzone. Secondo me ci sono delle canzoni che, come ad esempio questa canzone di Whitney Houston, non si possono cantare, cioè o la canta Whitney Houston, giusto, non la canta nessuno. Una ad eccezione di Luce. Luce questa sera se lo può permettere di cantare la canzone straordinaria con la voce meravigliosa che ha. Quindi ve la vorrei così presentare con il vostro applauso calorosissimo sul palcoscenico, la voce di Luce. Away from me, yeah, I am not.
Luce, prenditi tutti gli applausi perché sono tutti tuoi. Grazie. Bravissima, l'avevo detto, Purtroppo la strada è lunga, amici. Allora, bellissima voce, Luce, ti ho lasciato insomma concentrarti per queste due canzoni piuttosto impegnative, voce dal vivo, fare Whitney Houston, possono lei e nessun altro al mondo rifarlo. Bellissima voce, quanto ti ha dato questo talent per rafforzare la tua creatività e la tua voce? È stata una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere sia artisticamente ma anche a livello umano. E niente, dico sempre che dietro grandi artisti come i Facchinetti, come tutti i grandi artisti che lavoravano dentro quel talent, c'è una grande umiltà dietro quelle persone, quindi appunto per questo sono cresciuta sia artisticamente che umanamente. Brava, brava, bellissima. Senti, sei cresciuta anche a livello di immagine, di look, vedo che sei un po' più ricercata. Sì, oggi. Sì. Quindi stai crescendo, stai preparando le canzoni tue, cosa sta succedendo nella tua vita? Sì, sto preparando degli inediti, quindi stiamo diciamo costruendo un progetto discografico e vedremo cosa ci riserverà il futuro. Quanti anni hai? 20. 20, insomma, secondo te di futuro ce n'è, eh? Secondo voi? Ma tantino. Studia a scuola, impara dalla strada, così diceva Robert De Niro in un film, è questo che ti posso augurare per poter diventare una grande. Signore e signori, Luce con noi è stata. Grazie. Straordinaria, bellissima. Grazie di cuore, noi abbiamo fatto una certa ora, come dire, e a una certa ora i bambini se ne stanno andando e quindi possiamo mostrare quello che vi facciamo vedere questa sera. Eccellenza italiana, l'eccellenza di saper fare la lingerie che di solito solo i francesi possono fare. Allora siamo entrati nel mondo super sexy, super audace, super grintoso, ma anche raffinato. Che cosa c'è sotto l'abito? Ce lo racconta una grande griff, una grande storia. Dal 1981, 100% Made in Italy con R. Crescentini, Private Collection. Signore e signori, sono 4-5 i temi moda di quest'anno. Nero, classico, grintoso, bianco, candido, ma sexy. Veronica, una vibrante viola di tendenza. Tulipano, raffinato ed elegante. E il limone, un aspettato e goloso assaggio di colore estivo. Serie Vanity, signore e signori, Private Collection di R. Crescentini. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense sex. Now living my own life. You found behind. Thank you.
Wow, so sexy. Dove andate, ragazze? No, no, state ancora un attimino qua. Vi devo fare un piccolo... No, è molto carino. Ecco, messe così, volevo fare un ringraziamento per il matrimonio perfetto. Mi sembra giusto, no? Cioè, audace, grintoso, il look che ovviamente in questa passarella è evidenziato da R. Crescentini ed è meraviglioso. E racconta le eccellenze italiane, perché anche questo saper fare, credetemi, gliel'abbiamo portato via i francesi, siamo bravissimi a farlo solo noi. Questo pizzo è veramente bello e sembra veramente una seconda pelle. Un applauso ancora a R. Crescentini. E così possiamo congedare le modelle. Grazie. No, adesso veramente volevo fare il ringraziamento doveroso al matrimonio perfetto per il parterre, appunto, del servizio di hostess e steward. Se state pensando all'organizzazione del vostro matrimonio, lo staff giusto è proprio quello del matrimonio perfetto. Wedding planner, fioristi, fotografi, designer saranno sempre a vostra disposizione per aiutarvi a progettare tutti i dettagli del vostro giorno più bello, rispettando ovviamente desideri ma anche budget. Ecco, questo non è sempre molto facile, perché i sogni sono belli ma a volte costano anche un po' troppo. Nella showroom di Via San Martino ad Ancona sarà possibile vedere già realizzati tutti gli allestimenti scelti dagli sposi, gli allestimenti floreali, i legatovaglioli, non mi veniva molto bene, i segnaposti, in modo da evitare qualsiasi sorpresa da poco, appunto poco piacevole. Il matrimonio perfetto, la perfetta unione tra la vostra esperienza e il vostro sogno. Un applauso, grazie ancora al matrimonio perfetto, anche a loro a sostenere. E adesso un momento bellissimo, per me bellissimo. Vi riporto indietro di qualche anno, non negli anni 70. Immaginatevi ancora un po' di più, ditemi una cifra, quanti anni? Torniamo circa nel XIX secolo. C'eravate? No, no, nessuno di noi c'era. L'inizio del XIX secolo, no, proprio non c'eravamo. Quindi l'Accademia di Danze Ottocentesche studia e diffonde la danza di società di tradizione europea proprio di quegli anni, come tramandate da manuali storici dei più famosi maestri di ballo. Per riproporre il fascino delle feste, che oggi sta tornando molto di moda, dei grandi balli d'epoca, signori e signori, l'Accademia di Danze Ottocentesche. Thank you.
ottocentesche, molto belle, guarda, venite un pochino più vicini, venite più vicini, voglio farle vedere benissimo tutte quante, perché questa è una ricostruzione storica perfetta, quindi dai capelli, insomma, ai guantini, alla borsetta, questo era il XIX secolo. Allora sappiate che l'Accademia organizza i corsi, mi raccomando, quindi le scuole, per potervi riportare nella magia di questa tradizione che è il ballo a due, il ballo insieme, perché insomma oggi si balla in modo diverso, però ha un suo perché. Io vorrei chiedere i nomi a tutti quanti voi, ma è un po' impossibile, però chiedo qual è il ballo oltre il valzer che abbiamo sentito, insomma, quali sono stati i balli proposti? Allora, abbiamo fatto il valzer, la quadriglia e una contraddanza. Senti, un trucco per imparare bene il valzer? Seguire il maestro. Mi sembra già un ottimo motivo. Bene, vediamo anche come delle giovani donne e giovani uomini abbiano così e siano riusciti ad amare questo genere, no? E come sei entrato in questa accademia? Io sono entrato quando c'è stata la festa per i 150 anni dell'Unità d'Italia, con la scuola dove andavo, che era il liceo classico Rinaldini di Ancona, e ho ballato con una dama, poi da lì ho sviluppato questa passione, ho cambiato dame su dame, alla fine però sono rimasti... Aia, ha cambiato dame su dame, cioè questo non me lo devi dire, e no caro, cioè non va bene questa, va bene cambiare, signore, ho cambiato dame su dame, quanti cavalieri ha cambiato lei signora, scusi Tre. Tre, vedi le donne come sono più, cose tante, voi quanti ne avete cambiati signora, lei? Nessuno. Esatto, sempre con lo stesso. Sì, sempre con lo stesso. Bene, contento lui? Non è un purtroppo, è un sogno che si realizza. Bello, poetico. Meraviglia delle meraviglie. Siete contenti di aver visto questo spettacolo? È bello, insomma, tra il passato di queste danze e il futuro della moda abbiamo insomma fatto rivivere così una magia e una poesia di altri tempi. Grazie di cuore! Vieni, balliamo il valzer, dai, insieme! Bella, bella, bella magia, davvero, bella magia di altri tempi, ma adesso vi porto in un altro momento magico, è il giorno del sì. Sono al buio e però sento un wow. Non so che cosa significhi questo mormollio. Io spero che sia il giorno più bello della vita di una donna e di un uomo. E vogliamo inquadrare il pubblico? Forse meglio di no. Ok, andiamo avanti. Allora no, è un giorno meraviglioso, se non altro per comunque per sognarlo, per organizzarlo, per prepararlo, per preparare soprattutto l'abito perfetto. Una cosa deve essere fatta bene, deve essere il momento, il capolavoro, l'abito che raccoglie così le emozioni, i sentimenti, l'amore, le passioni. E per avere un abito impeccabile, il Centro degli Sposi. Dalle più antiche tradizioni sartoriali, il Centro degli Sposi propone le sue collezioni da abito da sposa e sposo, ma anche per la cerimonia, per tutti quelli che vogliono vivere questo momento magico. Per lui la sartoria Danilo Brugnini, una delle linee di capi sartoriali che vengono realizzati anche per taglie forti. Per lei Patti Couture, il settore dell'alta moda dove potete ammirare e provare capi di collezione ricca, soprattutto il grande ritorno del pizzo. Questo lo diamo per scontato, grande pizzo e anche un grande lavoro di costruzione di questa immagine, magari avvalendosi anche di grandi marchi come Valentino Sposa, Carlo Pignatelli e Lisab. Io vorrei ringraziare ovviamente anche i parrucchieri con lo staff di Sonia che da un lungo capello ha fatto degli chignon davvero importanti e molto raffinati, quindi grazie anche a lei e abbiamo il piacere di presentarvi su questo palcoscenico per chiudere così la serata, la magia e la poesia del Centro degli Sposi.
Rosi, grazie. Grazie di questo quadro emozionante, grazie del vostro applauso meraviglioso, grazie di questa serata così intensa di moda all'insegna del Made in Italy. Volevo fare insieme a loro un applauso anche a tutto il nostro pubblico, e il nostro pubblico un applauso a tutti questi bellissimi modelli e modelle. Volevo ringraziare appunto ancora il Centro degli Sposi, l'Ottica Manna, Lori Blu e il gruppo Amoa. Grazie di cuore a Confesercenti, il Comune di Ancona, Regione Marche, Camera di Commercio di Ancona, i Vigili Urbani e il Conero Bus. Tutti gli sponsor, grazie, grazie infinite ancora alle concessionarie Ford, Eusebi e Mengoni. Grazie infinite ancora a API, Raffineria di Ancona, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Wedding Planner, il matrimonio perfetto, ristorante Il Giardino straordinario, lo aggiungo io, Antonio Ambrosio, veramente la cucina italiana, quella della semplicità, della raffinatezza e del buon gusto. Grazie di cuore ancora agli straordinari ospiti che sono intervenuti a questa manifestazione, ma anche e soprattutto un grazie a Sandro Fiorentini con la sua Art and Work, insieme a Luigi e Stefania che hanno organizzato l'evento voluto da Confesercenti. Grazie ancora a nome di tutta l'organizzazione. Da Giosquillo, buona visione! Buona vita a tutti quanti voi!